L'episodio che più mi è rimasto impresso è il fatto di aver recuperato con la nostra squadra la mamma con i tre bambini, quella sì. Sì, quella. La mamma, quasi in posizione di protezione, aveva le due bimbe sotto di sé. Il 26 novembre una scossa di magnitudo 6.4 ha fatto tremare l'Albania. Il bilancio è di 51 morti e circa 2.000 feriti. A scavare tra le macerie di Durazzo sono intervenuti anche i nostri vigili del fuoco. Dalla mattina siamo stati praticamente preallertati, per essere allertati definitivamente nel pomeriggio. E tutta la squadra si è riunita presso la sede della Pisana e da lì siamo partiti per Bari, dove la sera ci siamo imbarcati per Durazzo. C'erano i vigili del fuoco della regione Puglia, della regione Campania, USAR Lazio e USAR Toscana. È la situazione in cui ti trovi quando arrivi, vedi le persone che chiedono aiuto, quindi vedi la disperazione negli occhi delle persone. Siamo andati ad operare su un sito, su una palazzina dove c'erano circa 9 dispersi e abbiamo concentrato le forze su questo sito fino ad estrarre tutte le persone che erano intrappolate sotto le macerie. L'episodio che più mi è rimasto impresso è il fatto di aver recuperato con la nostra squadra la mamma con i tre bambini, quella sì. Sì, quella. Noi abbiamo operato anche su quella palazzina dove è stata estratta la mamma con le due gemelline di nemmeno 2 anni ed un altro figlio. Da lì sono state estratte 9 persone circa. La mamma, quasi in posizione di protezione, aveva le due bimbe sotto di sé. Quella sicuramente è una situazione che nessuno di noi vorrebbe vivere. Però è anche vero che al momento, quando ti trovi là, dai il massimo, cioè non pensi a quello che può succedere dopo. Non ci fermiamo davanti a niente, specialmente in quelle situazioni. Poi giustamente dopo, a sangue freddo, metabolizzi quello che è successo e lo porti dentro. Questa volta non siamo riusciti a trovare nessuna persona in vita. Il tipo di macerie, il tipo del crollo non permetteva, diciamo, situazioni di avere spazi vitali dove persone si potevano salvare da quel tipo di crollo. Sono venuto qua al nome del governo albanese, del ministro della difesa e capo di stato maggiore della difesa per ringraziarvi per tutto che avete fatto per aiutarci in questo vero momento difficile. Ho vissuto personalmente anche il discorso di ringraziamento del capo della Marina Militare, che ha voluto ringraziarci di persona. È normale che questo ci riempie di orgoglio. A parte le istituzioni, noi abbiamo proprio vissuto l'affetto del popolo che era lì. Mentre stavamo lavorando, non ci hanno mai fatto mancare nulla, ci sono sempre stati vicino. Questo è motivo d'orgoglio per noi e per l'Italia. Ci hanno ringraziato in tutti i modi, no in qualche modo, ci hanno ringraziato in tutti i modi. Per noi è stata veramente una cosa bellissima, anche non avendo potuto aiutarli come avremmo voluto, però ci hanno dato un affetto che non ci sono parole per descriverlo.